Eccoci ragazzi, ciao, bentornati a tutti sul canale e bentornati da Umberto. Come sapete io sono Umberto, mi occupo di sim racing, di motorsport reale, qualche video facciamo insieme e oggi siamo qui, come potete vedere dalle mie spalle, come avete visto dalla intro iniziale, di un prodotto veramente eccezionale in questo video di oggi. Ragazzi, i WRC ci hanno ancora portato qualcosa di molto bello. Si tratta di un prodotto a ruote scoperte, si tratta della Formula Beta 2008. Ragazzi, beta, ricordo, attenzione, non vuol dire beta per un progetto beta, no? Beta sta per, sapete che loro hanno creato la Formula Alfa, che è la Formula 1. Formula Beta, beta sta per formula successiva alla Formula Alfa. Quindi, se la Formula Alfa era la Formula 1, la Formula Beta sarà quella un po' più sotto, quindi la Formula 2. Ma siccome si tratta del 2008, tutti voi sapete che nel 2008 c'era la GP2, che è stata una serie dal 2005 più o meno, è stata al 2016, perché poi nel 2017 è stata cambiata, sono cambiate tutte le regole, insomma è diventata Formula 2 vera e propria, con comunque tante innovazioni, tante modifiche. Questa è esattamente il modello del 2008, quindi la GP2 del 2008, anche se ripeto la prima era del 2015. Nel 2008 l'auto, che appunto è una Dallara GP208, è stata modificata in confronto alla prima versione e quindi è stata migliorata tantissimo come aerodinamica, con tante innovazioni dal punto di vista aerodinamico, dal punto di vista anche motoristico, anche se alla fine il motore è sempre questo 4000 cc V6 da circa 600 cavalli della Mechatronic, che comunque sviluppa appunto a 600-620 cavalli circa, con una coppia bella generosa di 500 Nm a 8500 giri. In realtà la filosofia della GP2 ovviamente era quella di cambiare chassis più o meno ogni 3 anni. La macchina non ha una componente elettrica o comunque una power unit, non è un ibrido, è la vecchia scuola che noi conosciamo e che ci piace tantissimo, quindi motore termico con una cilindrata bella corposa, quindi un bel 4000 che gira basso, perché il massimo regime di rotazione sono 10.000 giri, perché il motore doveva durare un po'. Normalmente stimavano che questi motori duravano sui 4.000-4.500 km. Ovviamente ragazzi, 10.000 giri, quindi non arrivavano a 18.000 giri come le F1, 16.000 giri, quindi motori che sicuramente avevano dalla loro una certa affidabilità. La macchina è bellissima, è una, praticamente è una monoposto a tutti gli effetti che può competere una Formula 1, perché alla fine la velocità massima registrata a Monza sono state 330 e passa chilometri orari, quindi diciamo che una bella botta, diciamo siamo lì con le Formula 1, non è che tanto distante. L'elettronica era tutta gestita dalla Magneti Marelli, il record di velocità a Monza 332 chilometri orari, leggo dei miei appunti perché mi ricordavo più di 300 chilometri orari, 332 chilometri orari, fantastici. Ovviamente è un format che girava con la Formula 1, nel weekend della Formula 1. La gara era però al sabato, diversamente la Formula 1 la gara era la domenica, ma questa è la gara al sabato, un po' diciamo come la Formula 2. Però ecco, in questa GP2 noi abbiamo visto percorrere piloti del calibro di, ragazzi, Hamilton, Rosberg, Maldonado, Timo Glock, Hülkenberg. Ragazzi, qua hanno corso piloti di un grandissimo spessore con quest'auto. È stata amata tantissimo perché comunque era un format che consentiva ai team di approcciare in maniera un po' più, tra virgolette, economica, perché ovviamente l'auto era uguale per tutti, c'erano delle modifiche da poter fare uguali per tutti, quindi non c'era bisogno di un budget veramente enorme come appunto era la Formula 1 o è la Formula 1. Una formula pre-Formula 1, anche se non tutti ovviamente quelli che hanno partecipato, c'è anche il grande Davide Valsecchi che ha vinto la GP2, il grandissimo Davide, che però poi non ha fatto null'altro come Formula 1, come sappiamo benissimo cosa fa il grande commentatore Sky, bravissimo, tra l'altro mi piace veramente tantissimo, molto competente.
Questa versione è proprio la versione 2008, nel GP, la GP2 2008, vinta appunto da Giorgio Pantano. I WRC mi hanno fatto vedere quest'auto, prima mi hanno mandato qualche foto com'era e poi l'ho provata. E ragazzi, io sapete che tempo fa avevo fatto un video sulla Formula Renault 3005, che siamo più o meno su un, è molto parallela, però è una mod 2016, se non erro, era stata rilasciata. Questo è un progetto comunque che i WRC avevano già strutturato nel passato, un progetto che ovviamente c'è stata la necessità di avere dei dati, che ovviamente anche a distanza di tempo un po' non semplicissimi da trovare, e quindi i WRC hanno lavorato molto duro e veramente in maniera molto dettagliata per poter portare esattamente la copia dell'auto dal punto di vista proprio dei dati tecnici di quello che è di quello che è la vera auto del 2008, riportarla nel simulatore, perché come sappiamo questi modders bravi, come possono essere appunto i WRC, ma io cito anche i grandissimi Racing Studio, ASR Formula, United Race Design, Guerrilla, che sta facendo ottime cose, ci sono tanti modders bravi ultimamente, ragazzi. Veramente stiamo avendo dei prodotti per il nostro Assetto Corsa che sono a dir poco imbarazzanti per me, sono veramente lo stato dell'arte. Questo è uno di quelli. Questo è un prodotto che vale la pena assolutamente di tenere. Ragazzi, non sono di parte. Questo video non è sponsorizzato, non è di parte, io sono assolutamente libero. I miei test sono quelli basati sulle mie sensazioni, mie percezioni. Poi probabilmente a qualcuno di voi può non piacere, ma vi assicuro che le mod fatte da modders di spessore come questi, una cosa che ripeto più volte, sono difficili da trovare, molto difficili. Sarà il 2%, forse il 3% di tutto il panorama mod per Assetto Corsa. Quindi pensate un po' quanto è piccola la possibilità di avere delle ottime auto su Assetto Corsa. Quest'auto montava appunto pneumatici, come potete vedere, anche se ovviamente per discorso di brand non possono ricopiare esattamente il tipo di brand che veniva montato, che è Bridgestone, e quindi la marca è Firebridge, vedete, ma probabilmente poi ci saranno sul race department delle mod aggiuntive per poter mettere i pneumatici giusti, per poter mettere tutto quello che è in linea con quello che era la realtà, però per un discorso di brand, un discorso di marchio, di diritti dei marchi, chiaramente a volte alcuni marchi non si possono utilizzare. La macchina mi è piaciuta tantissimo, la macchina è stato imbarazzante, perché i primi giri, probabilmente capiterà anche a voi, la macchina è un po', non dico difficile, ma va capita, perché tutto sulle ruote, tutto sotto il vostro piede, sulle ruote, non c'è filtro, non c'è traction control, non c'è ABS, non c'è elettronica, e la coppia spara in un attimo di prima, seconda e terza, quindi dovete andare cauti, dovete conoscere l'auto, dovete far scaldare le gomme e poi vi divertirete tantissimo. Ragazzi, questa mod mi è piaciuta tanto tanto tanto, le monoposto a me piacciono, la meno impegnativa della Formula 1, di una Formula 1, perché oggi la Formula 1 anche sul nostro Assetto Corsa sono bellissime, però ecco, forse un po' più impegnative dal punto di vista anche del setup, dal punto di vista della guida. Tanto tanto, questa è una macchina un po' old style, un po' vintage, un po' quel 4 setup che ci sono, che lo vedremo anche quando andremo in pista, però è quell'auto tutta da guidare, quell'auto che la componente che la fa muovere è solo ed esclusivamente un bel 4000 V6 90 gradi termico. Bellissimo, ragazzi, questo per me è grasso che cola. Sarò perché sono anziano, ma a me piacciono queste auto. Comunque ragazzi, bando alle ciance, inutile che mi dilungo troppo, andiamo in pista, andiamo a fare un piccolo test in pista, andiamo a vedere come questa macchina dall'esterno, il suo setup, facciamo due giri a Monza e poi torneremo per le considerazioni finali. Ragazzi, in pista. Eccoci ragazzi in pista, come potete vedere alle mie spalle c'è la meravigliosa GP2 dei WRC, fantastica, con questa livrea simile Lotus che mi piace tanto, molto bella, fatta veramente bene, e direi che adesso, bando alle ciance, andiamo prima di tutto a vedere il setup di quest'auto, che si compone di dice Umberto, ma cosa ci fai così grande? Non ci fai vedere niente, ragazzi, avete completamente ragione. Paf, piccolo Umberto. Ok, setup, ok, andiamo con le marce, quindi abbiamo una rapportatura che può arrivare fino a 385. A Monza io direi che teniamo 323 come valore finale, quindi tutte le marce, come sapete, vengono rapportate in proporzione. Poi abbiamo le gomme, mettiamo delle super soft fino a delle hard, possiamo utilizzare. Poi abbiamo carburante, aerodinamica. Questa è un'altra funzione molto bella che vi faccio vedere. Praticamente abbiamo la parte dei kit aerodinamici, fino a 4 kit aerodinamici, che vanno a modificare sia
l'alettone posteriore, che gli spoiler anteriori, l'alettone anteriori, in base al tipo di circuito. Quindi partiamo da zero con un'aerodinamica quasi piatta nei circuiti veloci come quello che può essere Monza, poi passiamo per uno, come potete vedere anche con il modello 3D l'alettone e lo spoiler anteriori vengono aumentati. 2, ancora un angolo maggiore. 3, il massimo angolo, quindi la massima deportanza che possiamo avere da utilizzare magari nei circuiti un po' più stretti, un po' più corti. Diciamo che Monza io lascerei un 1, che ci sta. Poi abbiamo la parte anteriore, vedete il l'angolo dell'ala anteriore, adesso ce l'abbiamo a 6, ma possiamo ridurla fino a 0, ok? Vedete che si muove anche il modello 3D con front wing angle da 6 massimo carico, 0 carico minimo. Teniamo un 3. Poi abbiamo il gurney flap, che è questa parte in carbonio che vedete qui, possiamo tenerla o rimuoverla. Stessa cosa la teniamo. Stessa cosa per le superfici posteriori. Vedete l'ala posteriore, vi faccio vedere questa schermata che si vede un po' meglio così. Abbiamo 6 che è un fattore di carico molto importante, man mano possiamo diminuire e vedete che l'ala si muove anche sul modello 3D, quindi teniamo un 4. E abbiamo anche qui il flaps, lo vedete nella parte superiore, che uno con la valore 1 presente, con valore 0 è assente, vedete 1 e 0, lo teniamo. Poi abbiamo, vabbè, freni. Vi consiglio una cosa molto importante con questa macchina per quanto riguarda i freni: il bilanciamento, spostarlo un attimino sull'anteriore, sul 55%, per avere una frenata anteriore un po' più mordente, un po' più energica, per evitare il blocco del posteriore. Quindi la macchina col blocco del posteriore potrebbe scomporsi, visto che comunque abbiamo scarso carico aerodinamico su una pista veloce, e quindi andiamo a spostare un po' la frenata sull'anteriore. Potenza frenante stessa cosa, io direi di riportare il valore sul 95%, visto che la macchina non è dotata di ABS, quindi non ci dà questa possibilità, anche se il pedale, la gestione della frenata è molto sensibile, quindi abbiamo quella sensazione di quando la macchina ci sta portando al bloccaggio, e possiamo evitare questo diminuendo quel micromillimetro la pressione sul pedale. Linearità del force feedback, poi sospensioni, i dumpers, main, antirollio, trasmissione, visual. Abbiamo, questa è un'altra cosa molto bella ragazzi, guardate qua, vi faccio vedere. Allora, abbiamo dei radiatori qua nella parte anteriore, li vedete il radiatore, che ha delle strozzature in basso, quindi più aria meno aria da caricare. Adesso abbiamo due strisce di strozzature, possiamo ridurre a una, la prima è andata via, o a zero. Ok, bella. Ecco qua, questo è il camino, ciminiera, camino, come lo chiamano, e serve a estrarre, adesso è chiuso, così è tutto aperto, serve ad estrarre l'aria calda dal radiatore e quindi portarla verso l'esterno, ma in alcuni circuiti, in alcune condizioni climatiche, in alcuni circuiti può essere controproducente, perché l'aria calda va ad impattare le superfici aerodinamiche, quindi va a sporcare il carico aerodinamico che noi vogliamo dare sul posteriore della vettura, e quindi il beneficio viene vanificato. Quindi l'ingegnere di pista e il pilota studiano per ogni tipologia di pista, con ogni tipologia di condizione, qual è il livello di questo tipo di sistema, quindi se tenerlo a metà, se tenerlo a tre quarti, se tenerlo a un terzo aperto o completamente aperto, così. Quindi, perché ovviamente se lo teniamo tutto chiuso, comunque il fattore controproducente è che teniamo l'aria calda più in circolo nelle parti del motore, quindi va a sollecitare il motore con un'aria calda all'interno di un meccanismo che già di per sé produce calore, quindi può esserci qualche problema. In questo caso invece l'aria calda viene portata verso l'esterno, ma come vi ho detto prima impatta sulle superfici aerodinamiche e di contro anche l'aerodinamica si sporca, quindi è un po' un balance, bisogna decidere. Comunque noi lo teniamo a metà e siamo felici. Un'altra cosa molto bella che ho scoperto, che è veramente bellissima, vedete ora io praticamente sono alla guida dell'auto, no? E non vedo gli specchietti laterali, ok? Perché sono, li vedete? Uno qua e uno qua, sono molto esterni. In questo caso mirror con questa funzione me li avvicino, quindi ho gli specchietti qua e qua, molto più vicini e quindi molto più gestibili. Bellissimo. Ma io direi, bando alle ciancissime, andiamo innanzitutto a vedere anche il modello 3D fuori esterno, visto che sono già in cockpit. Vi faccio vedere i dettagli del volante, guardate l'usura del volante, i rivetti, chiavi esagonali, veramente un qualcosa di meraviglioso. Guardate l'usura del volante,
Poi guardate il quick release, il mozzo del quick release, quando vado un po' dentro con la mia testa, proprio i pin che si vedono del quick release. Madonna ragazzi, che spettacolo! Ma la parte posteriore, palette del cambio, frizione, con tutta l'usura, con i suoi rivetti, con il quick release, l'usura della parte posteriore, l'usura delle componenti in acciaio che vanno a sostenere le palette per la frizione. Cioè ragazzi, il livello di dettaglio, certo non è questo che fa la macchina, chiaro, è tutto l'insieme, ma questo contribuisce a fare la macchina, secondo me. Poi abbiamo qui delle belle etichette WRC approved, bellissime all'interno, tutto in carbonio all'interno. Andiamo nella parte anche esterna, vediamo delle gomme bellissime, dei cerchi fatti benissimo, l'impianto frenante eccezionale. Abbiamo i tiranti che vanno a sostenere tutte le superfici aerodinamiche per evitare che possano flettersi troppo a causa del carico. Abbiamo freni fantastici, il disco è bellissimo, il mozzo, il dado, guardate l'usura del dado. La gomma, la texture della gomma è meravigliosa, qua motore eccezionale, lo scarico. Abbiamo la meccanica che ci fa impazzire con questo paraolio sull'asse, sul semiasse qua. La parte, tutto il triangolo delle sospensioni, fantastico. E guardate la sospensione, all'interno abbiamo proprio la molla, le molle delle sospensioni che sono dinamiche, non sono statiche, quindi in base a quello che fate, questa molla voi la vedrete comprimere o decomprimersi. È bellissimo, bellissimo. E gomma posteriore, abbiamo detto, alettone, ricreata in maniera iper fedele, ragazzi, iper fedele. Io non lo so, questa macchina è, possiamo dire, lo stato dell'arte? Boh, io azzarderei a dire lo stato dell'arte, perché secondo me è uno spettacolo. Non è una Formula 1, ma va tanto, ragazzi. Considerate che una macchina che a Monza ha registrato più di 330 km orari, e ha una coppia di 500 Nm a 8500 giri, ha un regime massimo di quasi 10.000, e quindi un motore che viaggia basso come giri, non viaggia altissimo, proprio per preservare il motore, per tenerlo più a lungo possibile. E la macchina è comunque a livello più o meno di una Formula 1, siamo a livello di Formula 1. E io direi di andare a farci un giretto. Sentite che sound, sentite che sound. Madò, che meraviglia. Allora, regoliamo un po' il volume e facciamoci un giro. Occhio all'acceleratore quando uscite dalla curva, dalle tornanti, dalle varianti, prima e seconda e anche terza, la coppia vi fa pattinare, quindi dovete dare gas, tanto gas, essere cattivi sul gas, a volante dritto. Volante storto un po', anche così vi girate, come mi girerò io adesso, ragazzi, sicuro. Quindi è una macchina che non perdona quando si guida in maniera troppo aggressiva, ma una volta che la conosci, le gomme raggiungono la temperatura, è una macchina che va veramente forte ed è molto molto bella. Guardate come pattino adesso in partenza, cioè avete visto, ha pattinato di prima, pattinato di seconda e pattinava quasi di terza, però adesso c'ho le gomme freddissime, quindi faccio poco il ganassa, come si dice. Sentito come ha pattinato? Fantastico. Il force feedback è molto bello perché fa sentire tutto molto molto bene. Adesso abbiamo una configurazione aerodinamica ovviamente per Monza un po' scarica, quindi nel momento in cui chiudo tanto lo sterzo si percepisce molto bene il sottosterzo, trasmette molto bene la sensazione di sottosterzo senza andare a chiudere completamente le forze come capita in qualche macchina, che il sottosterzo in alcune auto chiude le forze, è come se si scollegasse il volante dall'auto, quindi non senti più niente perché la gomma sta scivolando, ma in realtà la gomma sta scivolando, trasmette qualcosa allo sterzo, è quello che questa macchina fa. Anche in posteriore, quando si esce e si schiaccia, si tende ad uscire un attimino, hai quella sensazione sotto il volante della perdita del posteriore. Ragazzi, è fantastica, il sound meraviglioso, si guida bene, va forte, e come se va forte. Adesso usciamo qui a bomba. Che bella, ragazzi, che spettacolo. Si può andare ancora di più, sono a 305 km orari, 306, però può andare molto di più. Avete sentito che pattinamento, come
incazzata, è proprio incazzata quest'auto, è molto incazzata, è bellissima. Che meraviglia, ragazzi. Anche sui cordoli bisogna fare molta attenzione, perché in un attimo, se in accelerazione sul cordolo, parte, parte subito. Quindi ragazzi, fateci la mano, rispettate tanto quest'auto, non andate subito a bomba perché vi girate alla prima curva, come ho fatto io e come stranamente non sto facendo ora, ma perché sto guidando in maniera un po' più conservativa per evitare di fare delle grandi brutte figure. Guardate l'antennino in mezzo, che è dinamico e non è statico, in curva che si piega. Guardate l'antennino, si piega, vedete? Vi faccio destra e sinistra, guardate l'antennino, è dinamico, non è statico. Bellissimo, bellissimo. Ragazzi, questa macchina è fantastica. Io direi che dopo questi due giri a Monza, voglio farvi vedere dall'esterno, un giro dall'esterno, il sound anche dall'esterno, per poi tornare in studio. Ragazzi, facciamo un giro e mettiamoci con delle telecamere esterne. Eccoci ragazzi, con la visuale esterna. Ma che sgommatore ho fatto in partenza da tamarro esagerato. Eccola, eccola. Anche qui, sgommatona in uscita fantastica. Bella ragazzi, che bella. Che bella, che bella. Staccatona, qua sono a gomme fredde e... Che auto meravigliosa, ragazzi, si guida benissimo, è bellissima. Guardate il sound esterno, ascoltate il sound esterno, eh. E mozzafiato, mozzafiato. Ragazzi, è meravigliosa, ragazzi, che dirvi, la prova in pista per me, anche quest'auto di WRC è stato un prodotto veramente eccezionale, assolutamente un prodotto da premiare alla grande, un prodotto che vale la pena di tenere i nostri simulatori, vale la pena di installare, perché è uno di quei prodotti che rende, come vi ho detto prima, il nostro simulatore sempre attuale. Macchina bellissima, si guida bene, ma torniamo in studio per le considerazioni finali, ragazzi. Ragazzi, io sono veramente meravigliato da questo prodotto. Ho continuato a girare, dopo aver fatto il video con voi, ho continuato a girare forse per un'ora. E ovviamente io però dovevo registrare anche la fine di questa puntata, dovevo montare tutto, però ho continuato a girare. Perché? Perché sono quelle auto che più le guidi e più ti diverti. Quelle auto che non ti stancano. Perché una mod, quando è fatta non benissimo, la guidi, ti piace, ti fai due giri, dopo un po' capita che qualche mod, vabbè, ok, basta, spengo, bene, bellina. E quando è così, già vuol dire che forse non la prenderò più, o forse c'è qualcosa. Quando invece mi capita di continuare a girare, fermarmi, rivedere il setup, rivedere la pressione delle gomme, sistemarla a dovere, già a pelle c'è un qualcosa, mi trasmette qualcosa di emozionante. E magari anche io non so cosa, però mi trasmette qualcosa di emozionante, qualcosa che mi spinge a continuare a utilizzarla. Quindi ho continuato a girare come un pazzo e continuerò a girare adesso quando finisco il video, sicuramente, ragazzi, perché è bella e più giri, più la capisci, più riesci ad abbassare i tempi, più riesci a sistemare il setup, più riesci ad azzeccare l'aerodinamica per quella tipologia di circuito, e più la macchina ti rendi conto di come cambia in confronto alle diverse tipologie di setup. Quindi è un'auto che il setup influisce in maniera veramente energica, veramente molto
bene, è influente il setup sulla prestazione generale, sulla sensazione che restituisce l'auto a noi sotto il volante mentre la guidiamo. Quindi trovate il vostro setup, partite da quello base, poi magari andate ad aggiustare un po' l'aerodinamica, avete capito più o meno circuiti veloci, circuiti lenti, come dovete gestire l'aerodinamica, poi andate magari un attimino anche il camber a sistemare, ma fate delle prove e vedrete che l'auto risponde veramente molto bene. Ecco perché ci sono delle mod che viceversa, quando vai a cambiare i parametri delle impostazioni del setup, che possono essere quelli molto base, io non sono bravissimo ragazzi, non faccio video del setup proprio perché non sono bravissimo a fare questo, vado a tentativi, quindi partiamo da questo presupposto, però faccio quei piccoli tentativi quando trovo la mia condizione, diciamo ideale tra virgolette, lascio quel setup, lo vado a modificare un pochettino. E ovviamente quando una macchina vai a cambiare da 0,1 a meno 0,1 a meno 0,2, che dovrebbe essere veramente poco influente la variazione, ti rendi conto che una macchina cambia completamente o comunque non gestisce quel tipo di valore in maniera corretta, la macchina sbaglia in frenata, ma anche la ripetizione della frenata semplice avanti dietro, quando una mod non è fatta bene viene gestita male, o blocca solo l'anteriore e dietro non frena, o frena tutte e due quindi perde il posteriore, o frena solo il posteriore. Riuscire a bilanciare bene? A volte c'è un'auto che non riescono a farlo, poi noi vediamo l'estetica 3D, wow, che bella! Ragazzi, un'auto deve essere completa, ci deve essere tutto, ci deve essere il modello 3D, ci devono essere i dettagli, ci deve essere il modello e il sound che ci deve piacere, ci deve essere un setup che si può gestire, un'auto che si può sentire sotto come force feedback che ti trasmette qualcosa, ci deve essere un pacchetto completo. Quando manca qualcosa, ecco, queste macchine qua, ripeto, non perché questa macchina la sto provando oggi, vi sto facendo il video, ma questa macchina non ho ancora trovato un cacchio di difetto, ragazzi, e che ne so, io non l'ho trovato un difetto, quindi sarà, boh, non lo so, questa macchina comunque mi piace tantissimo, ve la straconsiglio, vi consiglio di tenere sotto controllo il sito del WRC, perché davvero la release di questa macchina è qualcosa di eccezionale. Vi invito ovviamente come vi dico sempre di iscrivervi al mio canale, di mettere il like al video, perché non vi costa nulla, zero ragazzi, non PayPal, non c'è Patreon, non ci sono soldi. Quando voi vi iscrivete al canale o mettete il like al video o mettete la campanellina, fate solo una cortesia, mi fate veramente una gentilezza, ecco, una grande gentilezza, e vi dico grazie in anticipo di questo. Quindi ragazzi, io questa macchina l'ho promossa al 100%, ve la consiglio e ve la straconsiglio. Ci vediamo al prossimo video. Scusate, ma sono reduce da un attacco di tosse pazzesco. E vabbè, capita quando c'è questo cambio stagione. Io sono così, sono anziano, sono vecchio, subito mi prendo un raffreddore. Vabbè, grazie ancora. Buona giornata, buona serata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!